domanda di Paolo, indicazioni di Niki, dove dobbiamo parlare? Niki, guarda qui. Qui. Sì. Qui è 6, più 6, noi siamo con quelli di qua. Tridimensionali. Sufficientemente un piano europeo. Io sono così d'accordo che penso che noi abbiamo davvero un'occasione storica, quella di riprenderci la bandiera degli Stati Uniti d'Europa, a cominciare da un'idea fondamentale, che l'Europa c'è se è il luogo in cui i diritti di libertà e i diritti sociali si incrociano, si intrecciano. L'Europa come paradigma di civiltà, un'Europa ricca delle proprie storie, delle proprie culture, l'Europa del Mediterraneo, l'Europa la cui vicenda è stata illuminata dalle vicende complesse delle storie politiche, delle storie religiose, delle storie culturali, l'Europa delle tre religioni monoteistiche, l'Europa però anche della rivoluzione francese, l'Europa della lotta contro il nazifascismo, l'Europa come luogo privilegiato della invenzione del welfare, l'Europa che sa uscire dalla più grande macelleria della storia umana, la guerra civile lunga 30 anni che si conclude nel 45, e che sa uscire dall'incubo dell'industria dello sterminio cercando la strada di una democrazia fondata su diritti di cittadinanza robusti, un'Europa quindi della libertà e dell'eguaglianza. Allora, questa Europa sta morendo, colpita al cuore dalle politiche dell'austerity, dal totalitarismo del modello politico della rivoluzione liberista, della finanziarizzazione dell'economia, del trionfo dell'economia speculativa. L'Europa sta morendo. Per rilanciare e tornare a vivere ha bisogno di ritrovare la propria anima, e la propria anima è legata alla storia dei popoli, delle culture e a questa straordinaria vicenda che chiamiamo Stato sociale, che chiamiamo welfare. Insomma, noi non possiamo permetterci il lusso di avere povere ambizioni. Le povere ambizioni hanno reso la grande Europa una specie di tela di Penelope. Oggi abbiamo bisogno di grandi ambizioni, tornare a quella carta povera scritta negli anni del confino da Altiero Spinelli, di tornare alle origini. Bisogna imparare dalla Chiesa. In tutte le fasi più acute della sua crisi si rigenera tornando alle origini. E dobbiamo fare anche noi così. L'Europa c'è, se è in grado di superare i confini asfittici del nazionalismo, è in grado di interpretare l'autonomia dei territori non come trionfo delle piccole patrie, ma come convivialità delle differenze. Insomma, io penso che l'Europa che fa battere il cuore è quella che può dare una prospettiva di futuro alle giovani generazioni. L'Europa dei giovani europei, l'Europa degli Erasmus, ma è stata veramente ferita da quella troica, da quella specie di santuario pagano in cui ha dominato la superstizione liberista. Forse, se Dio vuole e se i popoli europei vorranno, siamo a un punto di svolta. La vostra iniziativa è preziosa per irrobustire esattamente l'idea, il sogno, il progetto politico degli Stati Uniti d'Europa. Grazie.